Successo interno e salvezza matematica con una giornata di anticipo per il Montello di Polselli, che batte per 4-1 tra le mura amiche dello Zonzini il Città di Ciampino, che invece retrocede ai regionali. Prima occasione dei padroni di casa, lunga azione offensiva, spera che arriva a rimorchio dove c'è Ilardi, tiro dal limite che termina alto da parte del numero 2 dei padroni di casa. Ospiti in vantaggio al terzo, punizione di De Fraia sul primo palo, palla in rete e 0-1 per il Città di Ciampino. Il Montello si sveglia al 12° e trova il pari con un ottimo diagonale che batte Cavaliere tra i pali 1-1 e tutto di nuovo in parità. Al 16° Montello pericoloso sulla destra, palla filtrante per Federico Ilardi, tiro che termina sull'esterno della rete. Al 33° occasionissima per Missio che di testa manda alto sopra la traversa, vantaggio che matura al 37° con Mungillo su azione d'angolo che tocca quanto basta, palla in rete e 2-1 per i padroni di casa. Il match cambia perché prima dell'intervallo arriva anche il tris con Missio che da pochi passi non può sbagliare, 3-1 per il Montello. Nella ripresa errore da parte del direttore di gara nei primi minuti, su di un retropassaggio della retroguardia di casa verso il portiere che blocca con le mani, sarebbe punizione a due in aria con il direttore di gara che però lascia proseguire. Tra le proteste viene espulso Massi con Città di Ciampino che termina in 10, padroni di casa che allora giocano sul velluto, occasione ospite però facilmente parata da Ceci. Infine al 25° arriva anche il poker finale, ancora con Missio servito dalla sinistra, palla in rete e 4-1 conclusivo. Poi resta spazio solo per il triplice fischio finale.